bandiere, vedo simboli, vedo moltissime cose strane, perché, come dire, è strano vedere dei partiti che fino a un mese fa non si vedevano. Dove erano? Noi siamo 2 anni sul territorio, sono 2 anni che prendiamo acqua, che prendiamo freddo, che mettiamo in luce delle problematiche serie che ha questo paese, e loro si ricordano l'ultimo mese per prendere esclusivamente... Ci presentiamo nel 2014 per una cosa semplice, vincere le elezioni. Cioè non ci sono alternative, mezze misure, dire boh, vediamo come va. Cioè se uno continua a votare i partiti, allora poi non può venire a dire, a piangere sull'altro versato, dire ma non ho lavoro, ma ho perso questo, ma così non va avanti, ma ci sono sempre problemi, aumentano le tasse, tagliano i servizi. No, se uno insomma o vota questi o sta a casa perché dice sono tutti uguali, boh, non si venga poi veramente a lamentare. Guardate, appunto, vediamo lì davanti a noi ma sono le 6.04, cosa? No, ma ogni 4 minuti qua sono le campane, Leni? Ma che cavolo? Michelino, poco distante da qua, lo sapete, hanno fatto le primarie, ha vinto l'uomo sbagliato e ha detto scusate, ci siamo sbagliati, il voto delle primarie non lo rispettiamo. Quindi questo è il Partito Democratico. L'altro ieri era il giorno di San Vittore, sarà per quello forse che hanno arrestato una spulaccata di persone, no? Compreso Scajola, hanno arrestato pure Grillo. Quando ho letto ho detto mannaggia Grillo, Luigi Grillo, l'ex senatore Luigi Grillo. Hanno arrestato pure il segretario della provincia di Novara, che era prima il segretario della provincia di Milano in era Penati, quindi sullo scandalo delle varie aree dove hanno costruito, no? Le aree di Sesto San Giovanni, la Stalingrado Rossa. Questi si spostano da una parte all'altra, li prendono e li riportano da sinistra a una provincia di destra. Cioè, capite? E li continuano ad arrestare, ma non fanno un giorno in carcere, non riescono ad interdire degli uffici pubblici. Già solo con le cronache giudiziarie noi dovremmo sapere chi votare. Che voi lo sapete, noi ci siamo ridotti lo stipendio, 2.500 euro netti al mese. Abbiamo rifiutato i rimborsi pubblici, non c'hanno i vitalizi. Mandiamo la fedina penale, non ci sono persone con neanche un procedimento in corso penale. Non ti puoi candidare da noi. Anche se ce l'hai in corso, vieni inibito all'uso del simbolo, perché così ci devono essere persone linde, pulite. Noi dobbiamo essere, la politica deve essere al di sopra di ogni sospetto, non deve essere lo specchio della popolazione, cioè l'alibi con cui i politici si difendono, cioè dicono dai tanto gli italiani brava gente così quindi ne mettiamo di peggio. No, la politica deve dare l'esempio. Pertini lo diceva, no? La politica deve dare l'esempio ai giovani, non deve essere quella che critica i giovani perché sono fannulloni che non trovano lavoro. Quindi il Movimento 5 Stelle sarà un argine per impedire che la sanità venga venduta ai privati, che guardate che se ci vendono quello non ci resta più nulla, non c'è più la certezza della salute, che è sancita dalla Costituzione, dall'articolo 32, già oggi non sai perché gli ospedali sono pieni, manca personale. Durante l'estate chiudono i servizi perché mancano gli infermieri, mancano gli operatori, mancano i tecnici. Quindi è fondamentale questo. Già a Roma tagliano le risorse, quindi vogliono far aprire ai privati. No, si mette in efficienza gli acquisti. Guardate che gli acquisti sono una fetta importantissima delle spese di una regione. Quindi gli acquisti con i bandi pubblici dovrebbero essere messi in efficienza, in trasparenza. Quindi noi facendo un tavolo con la Corte dei Conti, con le procure, con la direzione investigativa antimafia riusciamo ad evitare che la gente rubi. Abbiamo avuto un assessore alla sanità arrestato dopo 6 mesi, ma sarà un caso. La conoscete bene qua, no? La voglia. Come si chiama? Caterina, un applauso a Caterina Ferrero. Insomma, poi sapete, al cuore non si comanda, no? Povera lei, si è innamorata del figlio del sindaco, del vostro ex sindaco, no? E di tutta la città, dai, era il sindaco della città, quindi 11 anni ce lo ricordiamo, 11 anni, io spero che la gente se lo ricordi, cioè questa città basterebbe questo, la memoria. Basterebbe questo, ci avete avuto la mafia nel comune, cos'altro bisogna fare ancora per far cambiare questo paese?
Noi dobbiamo assolutamente vincere le elezioni, dare un segnale che i cittadini si risvegliano, il 25 maggio sarà una nuova giornata di liberazione, 25 maggio 2014, con le europee, le comunali e le regionali. Guardate che si può fare, loro hanno paura, Chiamparino mi segue da ogni parte, scrive copie e pezzi del programma. Voi sapete cosa fare, avete un compito, ognuno di voi deve andare a casa, sul posto di lavoro e convincere almeno 5 indecisi o astenuti. Guardate che facendo così noi avremo il 25 maggio la maggioranza e cambiamo questa regione e questo comune. Grazie. Bravo. Viviamo in un paese di poeti e viaggiatori che scrivono la storia non curando i propri errori. Leggiamo di suicidi ed ingiustizie sui giornali, pensando che lo Stato non ci lascerà mai soli. Sogniamo ad occhi aperti di vincere milioni, buttiamo tutti i soldi come poveri coglioni. Ma forse non capiamo che per guadagnare bisogna solamente lavorare. L'Italia è una repubblica e si vive male, eppure fatta a forma di stivale. Abbiamo dei politici che vivono bene, andando solo dove gli conviene. E poi c'è la mafia. In una terra splendida immersa nei colori, per questo mondo strano cerchiamo di ambientarci, ma dopo andiamo tutti a confessarci. Viviamo per il gossip e per la nazionale, se vince poi i mondiali andiamo a festeggiare. Di Totti e di Del Piero possiamo innamorarci, non stando attenti a chi vuole incularci. L'Italia è una repubblica e si vive male, è libera per chi vuole sognare. L'Italia è una repubblica e si vive bene, lavori solamente se conviene. E poi c'è una tassa. L'Italia è una repubblica e si vive male, siamo pronti tutti quanti ad emigrare. L'Italia è una repubblica e si vive bene, emigro solamente se conviene. Per noi è la patria.